Salve carissimi amici tutubi, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Dragonero speciale, l'undicesimo speciale di Dragonero, intitolato Sole Nero. 7,90 per 60 pagine di storia a fumetti. Sigla. E parto da una premessa fondamentale. Non ho finito di leggere l'albo. Non l'ho finito. Non ho avuto voglia e mi sono sentito preso abbastanza in giro e dopo averlo comprato e dopo averlo letto. E quindi non l'ho finito. Penso però di poter dire praticamente tutto quello che c'è da dire, perché quello che non ho letto è la seconda parte del volume. Ma vi farò vedere poi e vi dirò bene perché, sinceramente, siete completisti di Dragonero, lo acquisterete. Se non siete completisti, evitatelo come la peste, questo speciale. Evitatelo sinceramente come la peste. Sono cattivo in questo caso perché, sinceramente, quasi 8 euro. E di fatto, questo è quello che ci viene proposto. Ok. Quando sono andato a rivedere su il preview, era stato segnalato che ci sarebbe stato un extra graditissimo per i fan. E quindi io non sono un fan, fondamentalmente. Mi viene da pensare questa cosa qui. Ma andiamo con ordine. Cosa ci troviamo all'interno di questo volume? La prima parte ha una storia scritta da Stefano Vietti per i disegni di Giuseppe Matteoni, i colori di Paolo Franciasciutto, il lettering di Valentina Pejrano. La copertina e la colorazione della copertina è di Giuseppe Matteoni, storico disegnatore di Dragonero, visto che è lui che ha realizzato graficamente il personaggio di Yan e tutto l'universo di Dragonero, avendo disegnato per l'appunto il romanzo da cui ha avuto origine tutto quanto. Di che cosa parla questa storia? Questa storia si innesta in un qualche modo col numero 30 della serie Il Ribelle. Quindi siamo in piena ribellione, non siamo nel mondo oscuro. Questa è una storia ambientata fondamentalmente all'inizio, diciamo una sorta di simil prologo alla saga dei non morti, la penultima saga, diciamo così, della ribellione. E di fatto abbiamo Ian e Gmor che si recano in una città poco prima che inizi l'invasione dei non morti. E di fatto succede che i nostri si troveranno a doversi battere contro questi non morti e a cercare di salvarsi la pellaccia. Sappiamo già che ci riusciranno? Sì, la storia è andata un pochettino avanti. Questa storia è uscita fondamentalmente, decisamente fuori tempo massimo. È una storia che è uscita troppo in ritardo, secondo me. Non ha letteralmente senso leggerla adesso che siamo in piena fase mondo oscuro, a meno che per qualche motivo, qualcosa che è stato detto qui tra le righe, tra i vari discorsi, tra i vari dialoghi dei personaggi, non venga ripreso poi di fatto nel secondo o nel terzo numero del mondo oscuro, ma mi sembrerebbe abbastanza una forzatura. Visivamente la storia è molto carina, vuoi per la colorazione che riesce a sorprendere, riesce ad essere piuttosto precisa, c'ha questi squarci molto luminosi là dove c'ha questi squarci che devono essere così luminosi, ma sa essere particolarmente oscura là dove per l'appunto siamo in piena notte, c'è l'attacco da parte dei non morti, quindi riesce a rendere ancora di più la tensione palpabile. La storia di per sé, le 60 pagine, 61, 62 pagine che compongono la storia, sono secondo me abbastanza carine, ma ripeto, fuori tempo massimo. Io mi sono sentito letteralmente fuori posto a leggere questa storia adesso, perché di fatto credo, non ho, sono andato a verificare, ma visto l'editoriale iniziale di Luca Barbieri, mi aspetto che le cose siano andate così, parte di questa storia va ad approfondire, ad ampliare un po' uno dei vari capitoletti di cui era composto il volume 30, L'esercito del male, andandoci quindi a mostrare per l'appunto qualche retroscena in più di quel capitolo, ripeto, del 30, siamo al 37 in questo momento, quindi 7 numeri dopo. La saga dei non morti è finita la ribellione, siamo completamente fuori tempo massimo.
a completare il volume una cosa che veniamo a scoprire all'interno di questa storia stessa. Esiste una gilda, la gilda del Sole Rosso, che sono dei cartografi. Che cosa fanno i cartografi? Fanno disegni di mappe, quindi abbiamo la mappa delle Rondar per come l'abbiamo vista più e più volte in realtà, e poi abbiamo questi squarci delle varie città principali delle Rondar. Io in questo momento specifico ho sfogliato un po' le varie città, oltretutto alcune hanno dei seri problemi di impaginazione, tipo Rocca Bruna, perché con l'impaginazione si vengono a perdere un pochettino di dettagli, e ogni tanto in qua e là, in una maniera che non ho capito quale sia in realtà, c'è una paginetta di approfondimento dell'ambientazione e quant'altro. Queste pagine qui io per il momento le ho saltate. Le leggerò? Sì, le leggerò dopo aver fatto questo video. Sono 4-5 paginette. In questo momento stavo registrando anche altri video. Questo avevo finito di leggerlo, quindi la storia l'avevo finito di leggere. Vedendo come era composto di fatto la seconda parte, mi sentivo di poter dare già un giudizio, un'opinione in merito. Il volume, come potete vedere, ha per l'appunto la colorazione di bianco laddove c'è la storia a fumetti, e questa colorazione un pochettino più beigiolina dove comincia tutta la parte dei cartografi. Quindi di fatto l'albo, arrivato a questo punto, si divide a metà, a pagina 66 su 130. Quindi di fatto metà albo è belle visioni di insieme. Vi possono piacere? Sì, ma abbiamo speso 8 euro per avere sta roba qui. E la storia fumetti è uscita fuori tempo massimo. È tutto un albo che sinceramente non capisco a chi sia rivolto. È rivolto principalmente al completista che prenderà tutto, perché per l'appunto prenderà tutto. Ma io mi sento tra quelli. Resta il fatto che un pochettino preso in giro mi sono sentito con quest'albo in mano, perché la storia, come ho già detto più volte, è completamente fuori tempo massimo. Non ha senso, arrivato a questo punto, leggere qualcosa di questo aspetto. A meno che non ci sia un elemento che poi verrà ripreso in Mondo Oscuro, ma questo secondo me doveva essere, cioè questo elemento qui doveva essere il cardine della storia. E invece il cardine della storia è: stanno arrivando i non morti. Ma noi sappiamo già che la battaglia contro i non morti è finita. Quindi, in più, gli extra che occupano metà volume, quindi una parte ingente del volume, sono alla fine illustrazioni. Quindi le lasci leggere, le guardi, perché giustamente sono illustrazioni, le guardi, le ammiri. Però lasci il volume, chiudi il volume, che almeno io sono rimasto molto insoddisfatto, potendovi semplicemente dire che, come ho già detto, se siete completisti lo prenderete, perché siete completisti, lo vorrete avere. Lettore occasionale no, non fa assolutamente per te, non c'entra niente con te. Poi ripeto, magari c'è quella nozione che sarà fondamentale nel Mondo Oscuro, in questo momento non posso saperlo. Però se la nozione fondamentale è, come mi aspetto, visto anche il titolo del volume, Sole Rosso, che esiste una gilda di cartografi, ok, so che esiste. Grazie di avercelo comunicato, di avercelo fatto spendere 7,90€ per farcelo sapere. Questo è un po' quello che avevo da dire per oggi. Sono abbastanza amareggiato su questo volume, abbastanza scontento. Dopo invece altre iniziative uscite in quel di novembre per Dragonero, molto convincente. Mondo Oscuro mi è piaciuta come testata, come il primo numero ha avuto un bel appeal su di me. Il crossover con Conan sembra molto interessante. Le mitiche avventure, di fatto una, diciamo, rivisitazione di Dragonero Adventure, per chi non l'aveva preso ai tempi, principalmente, è comunque carino, per quanto abbastanza leggero, ma adattissimo al target. Questo speciale, secondo me, ha completamente cannato tutto. Il target di riferimento, in primis e in secondis, le tempistiche. Fosse stato un albo uscito quando è uscito il 30, quindi 6 mesi fa, siamo novembre, quindi maggio, giugno, avrebbe ancora avuto il suo senso. Avessero invertito due speciali,
avrebbe ancora avuto una parvenza di senso, principalmente perché sei in seno a quell'evento, anche se, ripeto, probabilmente quest'albo qui, questa storia qui, doveva uscire prima del volume 30, doveva uscire nettamente prima del volume 30, doveva anticipare il volume 30, così che chi acquistava il volume 30, ok, chi acquistava anche il volume 30, che si ritrovava, aveva già avuto il suo approfondimento, il suo dietro le quinte, alcune informazioni in più, quindi bello. Chi non aveva letto lo speciale, comunque il volume 30 è completamente funzionale, ma o in parallelo al volume 30 avremmo avuto per appunto un approfondimento di quello che poi abbiamo visto, quindi comunque c'era tensione. Mostrarci una storia che finisce con un cliffhanger di una vicenda già finita da tempo, insomma, è stato molto molto poco convincente e mi dispiace tantissimo, mi dispiace veramente veramente tanto doverlo ammettere, doverlo dire davanti alla telecamera, però ripeto, io tendo ad essere il più onesto e sincero possibile, anche perché non ha senso il contrario. Quando una cosa mi piace dico che mi piace, quando una cosa non mi piace lo dico, ma principalmente perché mi pento e mi dispiace averci investito tempo, soldi e denaro, che sono sempre soldi, però tempo, spazio e soldi per leggere un certo determinato materiale, e questo speciale per me è un grandissimo no. Vi invito nello spazio commenti comunque a dirmi la vostra, magari a voi è piaciuto tantissimo e non sentitevi, anzi, se la pensate in maniera diametralmente opposta a me, scrivetemelo tranquillamente, anzi ditemelo tranquillamente, voglio sentire il vostro parere, voglio sentire il perché vi è piaciuto eventualmente, perché l'ho considerato un albo valido, perché magari sono io che non ci ho letto qualcosa che invece c'è, che invece è tangibile, che invece è presente, e magari le quattro pagine che non ho letto in questo momento sono le più fondamentali di tutte. Quindi probabilmente questo video lo sto registrando, ma mi darò il tempo di editarlo dopo averlo finito veramente il volume, quindi se il mio giudizio non cambierà, avrete visto il video così com'è. Se invece cambierà, avrete visto anche delle clip dove ne parlo, e un pochettino dopo questo finale vedrete magari delle clip in più. Me lo auguro sinceramente di dover riprendere la telecamera per dovervi parlare di nuovo di Dragonero speciale Sole Rosso. In questo momento questo è tutto quello che ho da dire per voi per oggi. Nello spazio commento vi invito a dirmi la vostra, e niente, per il resto ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!